Qualche anno fa è uscita una bella canzone di Mezzosangue che si chiama Diventa quello che sei, in cui l'artista senza volto esorta ad accettare il caos che c'è in ognuno di noi come parte del proprio essere. La frase che chiude la seconda strofa, non conta battere gli altri, ma vincere te stesso, racchiude in maniera semplice e immediata un concetto sempre più attuale. L'unico vero nemico che potrai mai avere in questa vita sei tu. One, il geniale autore dietro One Punch Man o il più recente Versus, ha dato concretezza ad un simile pensiero sfruttando le logiche del manga d'azione con un protagonista dagli immensi poteri psichici che, tuttavia, rifiuta la sua diversità per rincorrere una normale vita da adolescente. Mob Psycho 100 parla di Shigeo Kageyama, uno studente delle medie che rifiuta se stesso per paura di essere percepito diversamente, perché se ciò che sta dentro non rispecchia quello che vedi fuori, la paura prende inevitabilmente il sopravvento. Tramite il suo incontro con Reigen, maestro dell'inganno a fin di bene, scopre che il suo dono può essere un ponte verso l'altro e non un muro che gli impedisce di raggiungerlo, che diverso è solo un sinonimo di normale e che nessuno, se non se stesso, può impedirgli di vivere la sua unicità. Semplicemente per non essere odiati o visti con diffidenza, basta usarla con criterio e non fare del male agli altri. Perché il posto c'è per tutti, ma solo se si può vivere in armonia. Mob Psycho è un gioiellino che interpreta la realtà sociale di un adolescente poco socievole attraverso gli strumenti del battle, quelli che di solito vengono usati per modellare una finzione decisamente meno noiosa della realtà. E questa è la storia di come il grande Yuzuru Tachikawa, la nuova leggenda Yoshimichi Kameda e uno staff dall'enorme talento hanno riversato nel suo adattamento tutta la voglia di stupire, emozionare e creare di cui erano capaci. Bentornati cowboy spaziali, io sono come al solito il vostro Italo e oggi parliamo di Mob Psycho 100. Prima di cominciare devo dirvi che se volete essere dei vincenti nella vita dovete comprare questo accendino a 19,99€ senza IVA. Lo vedete com'è bello? Rosso? È questo il colore del successo! No, ovviamente non lo vedo, non c'è nessun numero verde che potete agilmente chiamare, ma se volete iscrivervi magari un po' di fortuna potrebbe capitare. Lasciate un like, un commento e una condivisione per farmi sapere la vostra e far circolare il video il più possibile. Abbonatevi se volete sostenere questo canale e dimostrare che i video hanno effettivamente un'utilità per qualcuno. E se volete seguirmi anche in altri lidi c'è Twitch, Anime Tea Time o il mio canale Telegram di cui trovate i link in descrizione. Ma adesso cominciamo, che dobbiamo crescere. Mob Psycho 100 nasce quando il fumettista amatoriale noto come One, autore di un successo web che per l'epoca ha del clamoroso, ottiene l'opportunità di diventare professionista nel momento in cui la Shogakukan gli propone di pubblicare una sua serie sulla webzine Ura Sunday. È il 2012 e nel frattempo il disegnatore Yusuke Murata ha iniziato un'opera di reinterpretazione a riguardo di One Punch Man, proprio quel titolo che aveva dato concretezza ai sogni di One. Sommata la storia fresca e irriverente ad una capacità artistica che al momento ha ben pochi rivali, il successo è immediato e travolgente. Basta infatti qualche mese a stravolgere la vita di un uomo che fino all'anno precedente pensava di mollare tutto e trovarsi un lavoro normale. E da quel momento One si è affermato a pieno titolo come uno degli scrittori di fumetto più stimolanti e stimolati della sua generazione. In One Punch Man riversa i ricordi dell'infanzia di molti, mescolando diverse narrative supereroistiche in una miscela che omaggia e prende per il sedere. In Versus ha affrontato l'epica fantastica con piglio dissacratorio e con Mob Psycho ci ha regalato la sentita storia di un percorso umano in cui tanti possono rivedersi. Una grande storia per raccontare un piccolo passo, diceva in un'intervista di qualche tempo fa. Ed è un'affermazione che secondo me spiega tutta la forza di un racconto che, anche quando è stato interpretato da altri, non ha perso una delle sue caratteristiche. Anzi, da serie animata ha addirittura guadagnato una nuova dimensione personale, nuovi modi di esprimersi che l'hanno reso un must anche presso gli appassionati di lunga data. Yuzuru Tachikawa, all'epoca regista di Belle Speranze, era appena reduce da un debutto di peso grazie al buon successo di critica e pubblico riscosso dalla trasmissione di Death Parade. Lo studio in cui lavorava e aveva fatto buona parte della gavetta, ovvero Madhouse, non era però il luogo adatto per far sbocciare i suoi talenti. Dopo la bancarotta del 2010 e la conseguente acquisizione da
parte di Nippon Television, la linea editoriale era stata cambiata per adeguare lo studio alla necessità di rispecchiare i voleri di una rete televisiva. Per cui anche se buoni produttori erano ancora in grado di mettere su buone produzioni, il futuro di Tachikawa non poteva coincidere con una sua permanenza. A tutti gli effetti lascerà la casa madre con la fondazione di Studio Nat nel 2017, ma già tra il 2015 e il 2016 guadagna la possibilità di vivere un altro ambiente lavorativo quando dalla Bones arriva la chiamata per dirigere un adattamento di Mob Psycho. Avendo già letto tutti i 6 volumi usciti, il buon Yuzuru lo conosce benissimo, dunque realizza che tipo di lavoro c'è da fare ed entra nel panico. Mantenersi fedeli a un fumetto così peculiare è un'operazione delicata, che peraltro deve partire da un tratto piuttosto brutto da rivedere completamente in fase di character design. E mentre si scervella su come fare per costruire un progetto veramente valido, in mente gli balena la più semplice delle idee: provare qualsiasi cosa. Pur essendo comunque relativamente giovane, Bones si è affermata in poco più di un decennio come una realtà solida con animatori in house di un certo livello. Tra questi è spiccato sempre di più il nome di Yoshimichi Kameda, un bell'uomo dell'84 che ha guadagnato molti occhi puntati addosso sin da quando ha lavorato in Fullmetal Alchemist Brotherhood. Il suo è uno stile di animazione dinamico e accattivante, riconosciuto soprattutto all'epoca dalle spesse pennellate che conferivano potenza e impatto alle scene da lui firmate. Sceglierlo come character designer di Mob Psycho è dunque un pensiero ponderato sulla base di una comprensione ottimale di come muovere un corpo disegnato, e sin dal trailer, interamente realizzato di suo pugno, Kameda mostra un approccio quasi entusiasta nei confronti del materiale di partenza. In un'intervista per Otome Visual 2017, l'animatore racconta che inizialmente non aveva un'idea chiara di come far funzionare lo stile di One in un'opera animata. Ricordo infatti che, differentemente da Chikashi Kubota, che aveva potuto avere come riferimento per One Punch Man anche i disegni di Murata, Mob andava interamente basato sul tratto tentennante dell'autore misterioso. Non conoscendo il fumetto, Kameda decide di cercare delle immagini su Google e, invece che le pagine del manga, trova solo copertine e fan art in cui Shigeo è ritratto a mo' di eroe dei battle, con i capelli tirati al lucido e gli occhi stretti come quelli di Yei di Yu Yu Hakusho. Immaginatevi di dover interpretare l'universo grafico di un disegnatore non proprio brillante e scoprire che c'è già qualcuno che l'ha fatto al posto vostro. Ma ovviamente copio tutto. Kameda ha infatti confessato di aver pensato di ispirarsi a quei disegni, ma pure per volere di Tachikawa la linea editoriale era quella di mantenersi fedeli anche da un punto di vista visivo. Il risultato finale è quindi una pulizia generale del segno di One, una rivisitazione che mantiene i toni quasi comici e al tempo stesso predispone con la sua semplicità una molteplicità di utilizzi. Per come si stava formando la visione del regista, era importantissimo che ogni singola scena fosse caratterizzata diversamente dalla precedente. La pluralità di stili che poi ha fatto da firma del progetto affonda le sue radici nel pensiero di modellare ambienti e personaggi come se fossero creta nelle mani degli animatori, una filosofia raccolta dalla frase Forrest Gumpiana: volevo che Mob Psycho fosse un po' come una scatola di cioccolatini. I discorsi disseminati nelle varie interviste rilasciate durante gli anni tracciano una mappa del tesoro che porta alla parola creatività, il mantra di una produzione interamente votata ad un uso immaginifico e appassionato dei nuovi strumenti forniti dal progresso tecnologico. La prima stagione di Mob nasce infatti quando la Web Generation ha preso piede nell'industria con cut sempre più audaci, spingendo questo movimento ideale verso le prime linee del battaglione anime. Mob può quindi avvalersi di nomi già impegnati nella missione che si prefigge, nomi che oggi, non a caso, sono passati dall'oscurità dei loro profili Twitter a venire ricondivisi, seppur indirettamente, sulle bacheche di milioni di utenti. A riprova della fedeltà pretesa da Tachikawa, negli incontri preliminari fa capolino anche One, che in verità si dimostra molto aperto e accondiscendente. L'autore è invero curioso, davvero stupito e felice, e in un'intervista racconta che se non fosse stato per il regista sarebbe anche sceso a patti con l'idea di rendere Mob un po' più bellino. Normalmente i mangaka si mettono da parte anche perché non è che abbiano tutto questo potere decisionale
male rispetto alla casa editrice. Ma in questo caso si tratta di una scelta volontaria, presa forse sulla base degli incontri avuti con il team di lavoro. L'incontro di creativi molto intraprendenti in un ambiente di lavoro popolato da produttori che di tanto in tanto lasciano molte libertà ai team artistici ha creato le condizioni giuste per far sì che il materiale originale fungesse da canovaccio e che il progetto già esistente venisse interpretato ottimamente senza per forza essere seguito alla lettera, allineandosi, forse non per coincidenza, ad uno dei messaggi più potenti espressi fin dalla prima stagione. Adattarsi non vuol dire snaturarsi. Da spettatori, l'idea che Shigeo debba nascondere i suoi poteri per condurre una vita tranquilla fa pensare in automatico che c'è lì anche la sua vera personalità. Metaforicamente, che la frustrazione si accumuli fino ad esplodere nella piena manifestazione dei suoi poteri è un segnale evidente di quanto in pubblico sia costretto a mettersi un velo per impedire agli altri di vederlo chiaramente. Mettere parte di sé dietro ad un muro, però, non vuol dire smettere di essere se stessi. Ciò che Mob cerca disperatamente di fare è proprio mostrarsi per quel che è, poiché non devono essere i suoi poteri a definire la sua identità. Se facesse vedere quel che sa fare veramente, la gente inizierebbe a vederlo solo come quello che sa piegare i cucchiai con la mente, ed è questo quello che vuole evitare. Gentilezza, bontà o determinazione non possono finire in secondo piano rispetto ad abilità che ha avuto per fortuna, perché ciò che conta nella vita, per lui, è vivere tranquilli e trattare bene gli altri. Shigeo non ha grandi aspirazioni, è uno sfigatello di 14 anni da sempre consapevole delle sue difficoltà che non ha motivo di giocare a fare l'eroe o il cattivo. Da bravo teenager i suoi interessi riguardano i passaggi fondamentali di ogni adolescente, come le amicizie da coltivare o gli amori da vivere, ed in fondo è quello che è. Il suo contesto, dopotutto, è quello di un mondo realistico come il nostro, privo, almeno pubblicamente, di cattivoni minacciosi, pretesti fantasy e trovate varie da battle. Le preoccupazioni quotidiane di Mob riguardano gli argomenti più banali del mondo. Sono relative alla sua posizione sociale e ad una visione del mondo purtroppo appannata da una grande paura che lo fa stare sempre allerta. Anche quando emergono pericoli e minacce, il protagonista continua ad avere come priorità la sua crescita, perché nulla è più importante di vivere bene. Il suo intervento è quindi dovuto sempre a fattori esterni, al proteggere gli altri e mai davvero se stesso. Quello delle battaglie per il destino della Terra, degli alieni che invadono il pianeta, dei superuomini che si elevano a paragone morale, non è il mondo a cui appartiene. Anche se inizialmente ci viene presentato come un individuo con poteri in un contesto vagamente realistico, più che il personaggio di un manga all'interno della nostra realtà, Shigeo è uno di noi che si ritrova ad avere a che fare con le assurdità di un universo fumettistico. Il suo punto di vista è praticamente privo delle ambizioni relative al ruolo che dovrebbe ricoprire all'interno di un'opera di combattimento, perché vuole essere soltanto un ragazzino a cui per caso sono capitati dei poteri psichici. La crescente stranezza del circondario è una situazione che non smuove i suoi ideali, non riesce ad intaccare un tessuto morale reso impenetrabile dagli insegnamenti di un uomo eccezionale. Perché sì, pur essendo il classico truffatore da due soldi, l'ammaliante Reigen opera attraverso un codice morale ben preciso. Non credendo alle storie di possessione e persecuzione spiritica dei suoi clienti, il finto medium quasi si impone di risolvere le conseguenze di queste paranoie con un po' di buonsenso mascherato da esorcismo. Malgrado la professione, Reigen è un pragmatico, un uomo tutto d'un pezzo che non esita a smontare le illusioni altrui. È un paradosso vivente, un criminale di bassa lega che comunque fa da bussola morale per l'intera serie e addirittura plasma il protagonista. E mo, seriamente, ma quanto è stimolante una trovata del genere? Invece di proporre una classica divisione tra bene e male, Mob Psycho resta fedele ad un'idea molto ampia di ciò che offre l'intera umanità, stratifica azioni ed atteggiamenti dei personaggi a seconda del contesto, delle motivazioni, ma soprattutto non nasconde che una brava persona possa compiere un gesto terribile e viceversa. Definire chi siamo in base a ciò che facciamo appare scontato, perché la narrativa più classica parla sempre di buoni e cattivi, di giusto e sbagliato, di vincitori e vinti.
scelti. Le scelte sono due ed ogni atto deve essere incasellato nell'una o nell'altra categoria. Naturalmente, da ormai diverso tempo, tra le varie arti, assistiamo ad un arcobaleno sempre più grande di sfumature che oggi è arrivato a comprendere anche argomenti un tempo considerati tabù. Ma il modo in cui One gioca con le convenzioni mette a nudo le ipocrisie di una modalità di rappresentazione ormai davvero antiquata. La prima stagione porta in scena un'introduzione ad un universo dove le meccaniche del battle vengono riadattate alla società del XXI secolo tramite un fine lavoro di parallelismi. È il caso di Teru, Vegeta della serie che all'opposto di Shigeo ha usato i suoi poteri per scalare le gerarchie sociali e attestarsi come studente modello, o di Ecubo, leader di una setta che dopo la morte fisica decide di seguire il protagonista per approfittarsi del suo immenso potenziale. Sono personaggi avidi che ricevono una redenzione attraverso la conoscenza di un modello di vita differente da quello a cui le pressioni sociali li hanno abituati e che attraverso gli sforzi del protagonista riconoscono una possibilità di cambiamento. Parola che peraltro è al centro della seconda stagione e reindirizzata giustamente dalla presentazione all'approfondimento dei vari caratteri coinvolti. In particolar modo con l'arco di Mogami, veramente meraviglioso dal punto di vista artistico, la narrazione passa dall'esterno all'interno per approfondire quel che non si vede ad occhio nudo attraverso la solita schiettezza. Nel quarto episodio, ad esempio, osserviamo un numero impressionante di psichici veri e fasulli che non si rendono conto di come una ragazza sia posseduta perché cercano prove evidenti. Un po' come quando una persona ti dice che è triste e non ci credi perché riesci ancora a ridere. La struttura con cui affrontiamo le difficoltà non è per forza quella che usano anche altre persone, ma anche sapendolo, quando si esce fuori dal percorso preimpostato che hai seguito fino a quel momento, la situazione si fa molto confusa. È impossibile che quella persona si comporti in una data maniera per i motivi che ti fornisce. Se non rientrano nella tua scala di valori, deve per forza esserci qualcosa sotto. Il giudizio, insomma, prevarica molto spesso la comprensione. Per quanto casuale possa sembrare, non è affatto strano quindi che l'unico a rendersi conto della presenza di uno spirito maligno è anche la sola persona tra quelle chiamate a esercitare la professione senza alcuna attitudine psichica. Regen è infatti un buon osservatore o un buon ascoltatore perché l'egoismo che mostra nelle sue truffe è funzionale alla sua sopravvivenza, ma non lo applica realmente come parte di sé. Quest'imbroglione che si serve di uno studente delle medie per far bella figura coi clienti è in verità una persona molto onesta che si interessa tantissimo all'altro, quasi come se la sua felicità dipendesse da quello che gli sta attorno. Dentro, dopo tutto, il maestro ha già trovato la sua pace ideale. Soprattutto in confronto al protagonista o ai vari comprimari, è un adulto vero, con una personalità già definita e una scala di valori bella coriacea. Davanti a spaventose esibizioni di poteri potenzialmente letali, lui risponde attraverso i ragionamenti realistici di un cittadino che non riesce più a sopportare le cazzate di persone divenute potenti per puro caso. È un maestro proprio perché, invece di lanciarsi in un sacrificio che motivi il suo allievo, gli mostra la stupidità di questo gesto in una comunità in cui le abilità individuali vanno usate anche per il bene degli altri. Piuttosto che scannarsi per una diversa visione della vita, le persone dovrebbero riunirsi e parlare di come siano quelle differenze a rendere il mondo un posto tanto magico e ammaliante. Se quel ciclo continua, il prodotto non può essere altro che un coacervo di disprezzo e risentimento. È ciò che lo spirito di Nogami, trattenuto dalla rabbia per una società che lo ha escluso, cerca di insegnare a Mob immergendolo in un quotidiano privo di affetti, motivazioni e bellezza. Il suo è un gesto colmo di ira, votato alla totale distruzione dei buoni sentimenti, ma al tempo stesso al suo interno riecheggia la disperazione di chi in fondo vorrebbe solo essere capito. Shigeo però c'è già passato. Dare la colpa agli altri, dire ma io sono così, per evitare un cambiamento o nascondersi dietro a una difficoltà, sono problemi dell'individuo, non di ciò che gli sta attorno. Quando hai un problema, la chiave sta nel come reagisci, e in un mare mosso o nuoti o affoghi. Nogami si è sentito tenere la testa sott'acqua fino alla morte. Mob invece è stato salvato dalla sua decisione di aprirsi e accettare che altri potessero entrare nella sua vita. Sono due vissuti spinti verso una simile direzione, ma separati da un concetto fondamentale: la volontà. Sei umano perché vuoi, desideri e metti in pratica, perché anche quando la vita t'annulla continui a sentire il bisogno di mangiare, bere e respirare. Quando non avverti più quel soffio vitale che anima ogni azione, è perché probabilmente dentro di te
c'è qualcun altro. Una voce che diventa sempre più udibile man mano che la ascolti, fino a sovrapporsi totalmente alla tua quando non hai più forze per opporti. Depressione, male, amica. Diamole il nome che vogliamo. L'importante è riconoscerla e parlarci. Dirle che la sua opinione è rispettabile, ma tu non sarai mai per come ti descrive. Anche se Guan non ne ha mai parlato direttamente, il profilo di Shigeo pare facilmente predisposto ad un qualsiasi patema mentale per via della tendenza ad accumulare, per le difficoltà a comunicare, per la necessità di trovare il modo di diventare normale. È un adolescente che come Nogami potrebbe divenire un adulto triste e solo, finendo per odiare il mondo intero. Ciò che lo salva è il colore presente negli occhi degli individui che incontra e di cui Regen gli ha insegnato a interpretare le sfumature, perché quando le luci si spengono riesce comunque ad orientarsi intravedendo quei bagliori nel buio. La seconda stagione corona un percorso di maturazione a metà tra gioco e profonda introspezione, cala l'asso sul reparto action con una festa visiva sempre più fantasiosa e prepara il terreno per un finale con il botto. Nella terza e ultima parte della storia, in verità, il materiale rimasto da adattare non è poi tanto e soprattutto non contempla grandi scontri conclusivi come la precedente. Come una sorta di dichiarazione conclusiva, la storia di Mob Psycho si stringe attorno ai suoi personaggi e punta i riflettori sui passi compiuti da ognuno, ponendo Shigeo come un filo conduttore che lega ogni vissuto. Dall'essere salvato, un protagonista ormai sicuro dei suoi mezzi, assume il ruolo di salvatore per quegli amici la cui integrità è stata messa in discussione dal suo modo di vivere. Ekubo, ad esempio, compie un sacrificio di cui sulle battute iniziali del racconto non lo si sarebbe mai creduto capace. Quando esci dalla tua zona di comfort e decidi di conoscere veramente quello che ti circonda, cambi. Se della vita hai presente solo determinati aspetti è a causa dell'ambiente in cui hai formato la tua visione, ma il mondo è un posto veramente immenso. C'è tutto il contrario di tutto, per cui qualsiasi definizione lascia il tempo che trova. È come lo vedi, ma ciò che non sei in grado di mettere a fuoco esiste comunque. Anche per via della perdita del corpo, Ekubo entra in contatto con un modo di intendere il sociale che mette da parte le ambizioni materialistiche e contempla invece l'emozione come motore fondamentale di ogni interazione con la realtà. Ed anche se la serie con le nostre emozioni ci gioca facendo un po' la sadica, non smette mai di ragionare su quante possibilità ci offre la vita. La tecnica, come nelle intenzioni di Tachikawa, va dunque a interpretare con enorme varietà stilistica la vastità delle personali modalità di espressione, restituendo un'intensità che trabocca di sentimenti sia positivi che negativi. C'è una totale assenza di filtri che contrasta le rappresentazioni standard dell'animazione giapponese con fare divertito, senza arrogarsi il dovere di cambiare le cose e rimanendo fedele all'idea che l'arte è il concretizzarsi di quello che provi. Nelle singole animazioni è possibile rivedere l'identità di chi le ha realizzate, fondersi in un insieme che nelle diverse modalità di espressione conserva una forte coesione, dimostrando un'unione di intenti che permette ai messaggi della serie di venir veicolati senza problemi di sorta. È uno spettacolo visivo che dimostra appieno le potenzialità di un settore in cui il talento viene spesso soppresso da una struttura commerciale molto limitante. Un concerto gestito da un direttore d'orchestra che lascia ai suoi interpreti la possibilità di essere se stessi. Scene come quella in cui vengono introdotti i poteri di Shigeo, realizzata da Shino Gasawara, hanno dato al comparto tecnico della serie un'iconicità ragguardevole, e non è un caso se buona parte dello staff più giovane ha consolidato la sua posizione nell'industria, ricavandosi un piccolo spazio in cui esprimersi. È il testamento di un risultato spaccamascella che continuerà ad influenzare per generazioni gli aspiranti animatori. Mob Psycho 100 è una lettera d'amore verso una storia che ha permesso a degli estranei di raccontarsi attraverso le parole di altri, una grande festa in cui pubblico e addetto ai lavori possono entrare in comunione e gioire di un risultato affascinante, pieno di contenuto e dall'indubbio valore artistico. È ancora troppo presto per valutare come la sua eredità prenderà radici nel veloce mondo dell'animazione giapponese, ma non è mai troppo tardi per omaggiare il percorso di un ragazzo che è finalmente diventato se stesso. Shigeo, grazie per averci mostrato una parte importantissima della tua vita. Ti auguro il meglio e spero di rivederti presto. Alla prossima!
Sì, su Mob Psycho 100 ho fatto diversi video nel corso del tempo. Al debutto della serie, quindi ai tempi della prima stagione, quando uscì la seconda, perché se non ricordo male mi ero beccato con Paolo e ne erano usciti due video molto discorsivi in cui parlavamo di cartoni stagionali, e poi mi sembra basta, forse potrebbe esserci un altro video, adesso non ricordo con precisione, sicuramente in live, conferenze, eccetera, ne ho parlato spessissimo. Perché credo che sia uno degli anime più significativi di quest'ultima decade e probabilmente anche del XXI secolo, fino ad adesso almeno. Anche per il semplice fatto che sia visivamente che narrativamente non è proprio il simbolo degli standard dell'animazione o del fumetto, della narrativa giapponese, ho sempre trovato interessante come abbia saputo convincere con la qualità e con il contenuto anche il pubblico magari più diffidente. Non parliamo sicuramente di One Piece, non ci avviciniamo alle vette di popolarità raggiunte recentemente da Jujutsu Kaisen, ma è comunque un titolo piuttosto conosciuto che rappresenta per una buona parte di pubblico, immagino, una sorta di standard, come dicevo anche all'interno del video. Mi è capitato molte volte anche di avere a che fare con animatori che magari lavorano da poco nel settore, che sono stati stimolati proprio da Mob Psycho. Perché quando c'è un'urgenza, un'energia vibrante all'interno di un'espressione artistica, si percepisce. D'altronde l'arte è appunto un modo di comunicare se stessi agli altri senza i classici filtri della comunicazione umana, come i limiti della lingua, che ad esempio nell'espressione delle emozioni, per chi non ha idea di come articolarsi nella rabbia, nella paura, sotto stress, è molto difficile poi riuscire a buttare fuori. L'arte invece è immediata da questo punto di vista. Raccoglie i tuoi sentimenti, le tue sensazioni e le fonde nel risultato finale. Poi anche lì ovviamente c'è chi è più bravo a comunicarle, chi è meno bravo. In questo caso siamo di fronte a persone molto molto brave. Da Tachikawa all'ultima ruota del carro sono persone che hanno davvero messo molto di se stesse all'interno di questa produzione. E magari non è vero, me lo sto immaginando per il tipo di emozione che è arrivata a me, ma mi piace comunque pensarlo. Spero in ogni caso di aver aggiunto di più rispetto ai video precedenti. Ho cercato di includere maggiormente degli spunti che mi sono arrivati con la terza stagione, perché di quella non ho mai parlato granché se non in qualche live, e ho cercato alla fin fine di rendere il discorso il più completo possibile, con anche un po' di informazioni sulla produzione, che non ha avuto una storia particolarmente divertente, per questo magari non sono sceso troppo nei dettagli, ma qualche chicchetta e anche dei modi per collegarsi alla storia invece del cartone l'ho trovati e spero abbiano intrigato anche voi. Io vi ringrazio per essere stati con me fino a questo punto. Vi ricordo, se siete arrivati qui, che potete ancora mettere il like, condividere il video e commentarlo per farmi sapere la vostra. E vi rimando ad un prossimo appuntamento. Ci vediamo, cowboy spaziali!